Ha aperto i battenti a Napoli il quinto Salone Gustus, la kermesse enogastronomica dedicata all'agroalimentare, all'enogastronomia e alla tecnologia. Dopo il successo della quarta edizione con una crescita del 60% per numero di espositori e del 20% di visitatori, Gustus si consolida come manifestazione di riferimento per il sud Italia. Anche la carne sugli scudi, all'interno di Gustus presentati i nuovi hamburger di carne di bisonte canadese e di Wagyu giapponese. A parlarcene l'importatore Salvatore Russo. Abbiamo il bisonte canadese, che è un animale che è protetto nelle riserve indiane, viene macellato in base praticamente a dei consumi prestabiliti e la carne viene venduta all'asta telematica ed è un prodotto di una qualità eccezionale perché ha un carico proteico importante, perché è un animale che fa un tipo di pascolo che si chiama free running, cioè è un animale che riesce a percorrere anche 200 km al giorno. Stessa cosa si può dire per il Wagyu, anche se parliamo di un animale totalmente diverso. L'origine è un Black Angus australiano che per caratteristiche di alimentazione mangia grain fed, quindi mais.